Sono molto felice oltretutto di essere qui per presentare il nuovo libro di Milena Agus, che oltre a essere una grandissima autrice di storie, direi soprattutto di storie più ancora che di romanzi, perché si vede proprio una passione per l'arte del raccontare, è anche, lo posso dire, avendo vissuto in Francia qualche anno, veramente una superstar a livello mondiale, e ancora adesso credo che sia veramente uno fra i due o tre autori italiani più famosi in Francia, più noti, tutti la conoscono. Quando mi è capitato di essere adesso, racconto queste cose perché così lei si vergogna moltissimo, si emozionerà moltissimo e dirà un sacco di scemenze e ci divertiremo di più, perché lei si emoziona molto. Però lo dico lo stesso, anche se lei non vuole. Mi è capitato di partecipare a qualche festival letterario in Francia, di essere invitato ed era invitata anche lei. Appena annunciavano che iniziava l'incontro con Milena Agus, vedevi proprio la folla che si spostava e tutti andavano nella direzione dell'incontro con Milena Agus. Per cui, insomma, in realtà io, avendo la fortuna di essere suo amico ormai da parecchi anni, posso anche dire che non se la tira per niente, nonostante questo, e che continua a lavorare nel suo piccolo laboratorio artigianale di autrice di storie molto belle, e che questo nuovo romanzo, Un tempo gentile, secondo me è davvero uno dei suoi più belli. Glielo dico adesso per la prima volta perché, per non rovinare anche un po' l'emozione di questo incontro, non le ho voluto dire troppe cose che penso di questo libro, ma davvero trovo che sia uno dei più belli fra gli otto che ormai ha pubblicato, se non ho fatto Questo è male i conti. Questo è l'ottavo, per cui insomma ormai dal 2005, quando uscì già per Nottetempo, Mentre dorme il pesce cane, fino ad oggi ormai sono ben otto romanzi. E una caratteristica del percorso letterario di Milena Agus è anche, lo dico come un complimento, una certa uniformità. Nel senso che io davanti ai tanti estimatori di Milena ho incontrato negli anni anche tanti che invece la criticano, come sempre succede quando si ha molto successo del resto, no? E io di solito dico sempre che Milena Agus per me ha una caratteristica rarissima che pochissimi scrittori hanno, e cioè che quando prendi un suo libro, leggi due righe e sai che è un suo libro. È una cosa davvero difficilissima da ottenere. Vuol dire che hai davvero una grande personalità, che hai un tuo stile, che occupi uno spazio molto preciso nel panorama letterario, e lei ce l'ha. Questo libro è uno dei suoi libri, e nonostante l'uniformità del percorso, la coerenza del percorso, Milena ha comunque fatto tanti esperimenti. E anche questo libro contiene una buona percentuale di esperimento, perché è una storia molto diversa da quelle che ha raccontato fino a questo momento. E mi verrebbe da dire che è un libro a suo modo politico, come poi credo avremo modo di raccontare più avanti. La cosa non mi stupisce perché so bene che Milena, insomma, si interessa molto all'attualità, la segue, la emoziona molto. Quello che sia, a tuo modo, ti interessi molto. Ciascuno di noi ha il suo modo, e in realtà tu, insomma, sei sempre stata molto sensibile anche al tipo di storie che racconti in questo romanzo. E quindi vi racconto molto in breve di cosa si tratta, e poi lascio il più presto possibile la parola a lei che ha tantissime cose da raccontarci. E anche perché poi i tempi sono abbastanza stretti, fa buio presto ormai, quindi cercherò anche un po' di freschetto, devo dire, sotto questo magnifico castagno. Tra il noce e il castagno c'è un po' di freschetto e si sta molto bene però. Allora, questa storia è ambientata in un paese. Non ha un nome come accadeva con Corilè, però anche qui è un luogo un po' immaginario, ma che può rappresentare in realtà molti luoghi della Sardegna che esistono veramente. Io ho un sospetto su dove potrebbe essere, però poi magari ce lo racconta Milena. È in questo paese, un po' addormentato da tanto tempo, che è anche diventato molto brutto perché è pieno di case mai finite, con i tetti in eternit, con le facciate mai finite, le finestre in alluminio, insomma, un tipo di paese che tutti noi abbiamo benissimo in mente, purtroppo. E in questo paese un po' abbandonato, con la gente un po' svogliata, arrivano degli stranieri, anzi degli invasori, come vengono chiamati nel libro. Sono semplicemente delle persone che sono fuggite dalla guerra in Siria. E
e che si ritrovano in un paese che non ha nulla a che fare con la loro storia fino a quel momento, un paese che ovviamente li vede appunto come degli invasori, un paese che si divide, c'è una sorta di sotterranea guerra civile nel paese, e succedono moltissime cose a partire dall'incontro tra queste due comunità così diverse, anzi forse tre comunità, perché ci sono i cosiddetti invasori, gli stranieri che vengono dalla Siria, poi ci sono i volontari che li seguono, che li proteggono, li accompagnano, che sono tutti dei personaggi molto molto interessanti, e poi ci sono le persone del posto, e in particolare la voce narrante che è una donna. Una donna che, non lo so, io ho immaginato sulla sessantina forse, un'età del genere. Come? Vecchieggiante. Vecchieggiante, dice Milena. Vecchieggiante, diciamo, sì. E però ha questo improvviso sussulto di vita che la tira su, e l'incontro con questi personaggi nuovi che arrivano scombussano un po' tutti gli equilibri del paese. E in realtà succederanno così tante cose che la vita non solo degli invasori, non solo di coloro che hanno accolto bene questi invasori, ma anche la vita di coloro che in qualche maniera sono rimasti a guardare ostili, si ritroverà cambiata, o forse soltanto una possibilità che viene attraversata, non percorsa fino in fondo. Non racconto troppo perché poi lo scoprirete leggendo il libro. Insomma, ho parlato già fin troppo e voglio subito lasciare la parola a Milena facendole una domanda un po' cattiva, non con lei ma con quelli che parlano a volte dei suoi libri, e ti voglio chiedere questo, Milena. In realtà tu passi per essere una scrittrice che racconta storie d'amore, storie un po' favolistiche, storie anche così buoniste, no? Quante volte avrai sentito dire cose di questo genere sui tuoi libri o su di te? Un po' fuori dal mondo, eccetera, fuori dalla storia. In realtà io trovo, non solo questo libro, ma anche gli altri libri, che tu riesca a essere piuttosto anche cattiva nel raccontare le contraddizioni delle storie dei personaggi, e che i tuoi libri siano tutt'altro che buonisti, perché anche se raccontano sempre un aspetto bello, positivo, romantico, se si vuole anche, della vita, in realtà raccontano anche gli aspetti più duri, più crudi, e lo fanno senza pietà. Riesce a essere senza pietà come secondo me devono essere i bravi scrittori. Cosa ne pensi di questo? Sei cattiva. Allora, a proposito dei denigratori, devo dire che da buona buonista Non ho mai provato antipatia o neanche disagio. Ho pensato che forse magari possono avere le loro ragioni, ecco. E i miei libri sembrano un po' bonaccioni, perché comunque nei libri io cerco il divertimento. La mia fissa, li scrivo, li riscrivo, di questo libro ho fatto 14 versioni, finché non diventano piacevoli. Essendo una prof di italiano, io ho avuto sempre a che fare per 36 anni della mia vita con i veri scrittori, con quelli veramente, insomma, che si possono chiamare tali. Ed è per questa ragione che non ho mai molte pretese. Pretendo molto da me, ma non ho mai molte pretese riguardo a come i miei libri possano essere giudicati. È proprio perché ho bazzicato troppo con tutto quel popò di roba che si insegna in letteratura italiana. Quindi le critiche non mi dispiacciono, quelle negative possono avere delle ragioni logiche, eccetera. Ecco, sempre sapendo che
non posso essere a livello di quelli che io ho spiegato a scuola, e cioè dei grandi. Quello che però pretendo da un mio libro è che sia piacevole, che faccia passare un bel pomeriggio, e per me la cosa più bella che succede è quando magari mi scrivono dei lettori: avevo un problema, ero triste, poi sono diventata più allegra. Ecco, forse l'utilità è un pochino quella, essere piacevole, che già è una cosa utile. E poi, Alessandro diceva che la cattiveria c'è, e in effetti vi leggo un pezzettino, no? Che fa capire in che senso c'è la cattiveria. Qua, come vi diceva Alessandro, in un tempo gentile ho sperimentato la prima persona, però plurale, il noi, perché questa donna non dice mai chi è, non dice mai io, quella che si capisce che narra, ma dice sempre noi, e fa parte di un gruppo di signore, di paesane, che incuriosite dall'arrivo di questa novità in questo paese perduto, in questo paese piuttosto morto, dove neanche si ferma più il treno. E non... Quindi è una frazione di un comune. E lei dice noi, e loro si avvicinano ai migranti e a coloro che li accompagnano, anche a volte con cattiveria, solo che poi alla fine è quella cattiveria della brava gente, ecco. E vi volevo leggere una cosa di cui vado un po' orgogliosa, perché, ecco perché vado orgogliosa di queste tirate di cattiveria, e ce ne sono parecchie, perché per esempio Ginevra Bompiani, che è la signora che poi adesso ha lasciato al figlio dell'altra editrice, adesso l'editore Andrea Gessner, però con Ginevra Bompiani io ho iniziato con Nottetempo. È sempre Nottetempo anche adesso. È sempre Nottetempo, sì. Andrea Gessner, è suo nipote, diciamo. E lei mi dice, ci devi mettere il pungiglione nei libri, mettici il pungiglione, devono avere la cattiveria. Io la cattiveria ce la metto, e però solo alcuni, come Alessandro per esempio, che poi forse però mi conosce perché siamo molto amici e sa bene chi sei, sono. Che sei cattiva. No, non che sono così cattiva, ma che non sono la bonacciona che sembro. E anche i libri, tutti sono pieni di cattiverie, però le cattiverie della brava gente, non le cattiverie dei veri cattivi. Allora, quella cosa della cattiveria. Adesso però se non lo trovo subito... Se non lo trovi subito... Lasciamo perdere. Leggo anch'io una cosa nel frattempo che tu cerchi il tuo pezzo, così mi servirà... Sì, perfetto, l'ho va trovato. Bene. Queste signore paesane, quelle che si avvicinano ai migranti, ai volontari, poi comunque li aiutano, no? Il microfono. Li aiutano e portano per esempio cose da mangiare, e i migranti sono medio orientali o nigeriani, insomma arrivano dai soliti posti. E in cambio fanno anche loro delle cose buone da mangiare, e come ringraziamento a queste signore così gentili, che portano la materia prima, gli danno dei manicaretti fatti da Saida Amal, che è un bravo cuoco,
E queste signore, che sono brave però sono cattivelle, dicono: i doggy bags, che sarebbero quelli che gli inglesi chiamano doggy bags perché le persone un po' povere si portano via le cose dai ristoranti, no? E dicono che sono per il cane, invece sono per loro. I doggy bag erano uguali per tutte, anche se alcune di noi non solo non avevano fatto il pane, ma neppure avevano contribuito con gli ingredienti. Andandocene le criticavamo alle spalle, ha messo un etto di ceci e si è portata via falafel per un reggimento e modizioso per tutta la settimana. Ci veniva una tale antipatia per quelle profittatrici da aver voglia di sbatterle al muro, perché erano delle sfacciate. Ma poi quelle tra noi più sagge dicevano che a volte ci roviniamo la giornata, l'intera vita, per delle sciocchezze. Ci facciamo la guerra per stupidaggini come un etto di ceci e mezzo chilo di pane. E questa è appunto una dimostrazione del tipo di cattiveria che si trova, perché se ne trovano moltissimo. A una che si è arricchita la chiamano Pidocchio, perché a Cagliari noi diciamo Pidocchio resuscitau per gli arricchiti che si credono chissà chi ed erano poveri, e sono però cattiverie di questo genere, che però insomma in realtà c'è un po' la vergogna anche per il proprio paese, per ciò che siamo diventati. Un elemento molto presente in questo libro e che ho trovato anche molto originale, no? Perché quando si parla dei migranti o degli stranieri che arrivano da noi, si pensa sempre a tenerli isolati, a disfarsi di loro, a mandarli da un'altra parte. È molto più raro che uno si domandi: ma siamo all'altezza del loro sogno? Che è invece una domanda che attraversa tutto il tuo romanzo. E questa donna, le altre donne di questo coro greco che c'è nel libro, poi parleremo anche di questo, e in realtà continuamente si pone questa domanda, ma come guardandosi in uno specchio, ecco, attraverso gli occhi di questi che vengono qua col loro sogno, vediamo cosa siamo diventati. Cosa siamo diventati? Persone che si mettono a litigare per un etto di ceci, persone che hanno fatto diventare molto brutti i loro paesi, che hanno abbandonato la campagna, che non coltivano più nulla, che non conoscono neanche più veramente se stessi, hanno il lago vicino ma non ci vanno più da chissà quanto tempo. Insomma, che cosa siamo diventati? Per cui siamo all'altezza del sogno degli altri. E vi volevo leggere questo pezzettino qua, pagina 93, che racconta molto bene, secondo me, questo elemento proprio della nostalgia della vita contadina che non c'è più, di questi paesi dove magari in realtà ci potrebbe essere di tutto: la vigna abbandonata in fondo al paese, gli alberi di fico, ma i fichi non li raccoglie nessuno, e piuttosto tutti vanno al supermercato a comprarsi l'uva spagnola e l'uva della vigna abbandonata se la mangiano gli uccelli. È quel tipo di situazione. Siamo a pagina 93, tipo scuola, così mi segue. Visto che siamo entrambi di quel mondo, insomma. Ci sentivamo sprecate, ridotte a produrre soltanto carciofi e gas con le biomasse, mentre un tempo sapevamo ascoltare la natura e avevamo instaurato un rapporto di affetto e di solidarietà con i vegetali che coltivavamo. Ci prenderete per matte, ma noi con i pomodori, le lattughe, i cavoli, i meloni, i finocchi parlavamo e loro rispondevano. Era appassionante, divertente. Invece ora il rapporto con le biomasse restava freddo e quello con i carciofi piuttosto noioso. Mi sono tanto divertita perché a scrivere. Ti è divertita? Mi sono divertito anch'io a leggere questo genere di cose, credo che vi divertirete anche voi. Però, a parte il divertimento, è un tema serio, questo della nostalgia della vita contadina, che attraversa un po' il libro. È una cosa voluta che hai pensato dall'inizio, oppure ti è venuta così naturalmente, perché dovendo pensare se questo paese fosse davvero una terra promessa per qualcuno, lo potesse essere ancora, non hai potuto non guardarti attorno e dire forse potevamo esserlo più 50 anni fa che oggi, paradossalmente, che siamo più ricchi di come eravamo un tempo. Sì, nasce da un mio grande dispiacere, perché
quando vado in giro per la Sardegna, per esempio, ecco, Silius non mi ha fatto questa impressione, però andando in giro, davvero no, è bello. Ma in molti paesi, forse più, devo dire, forse sono più rovinati quelli del Campidano, si vede proprio la negazione di tutto quello che è stato, a iniziare dalle case campidanesi in cui hanno chiuso con la vetrata la lolla, hanno cementificato il giardino, il cortile per far entrare la macchina, hanno chiuso il pozzo, hanno tappato il bagno, insomma hanno fatto queste cose tristissime. E poi nei paesi della Sardegna vediamo molti non finiti, sì, tanto che purtroppo viene proprio un dispiacere. Io ho questo dispiacere da anni e anni, e questa è la prima volta in cui mi sono sfogata raccontando di questo paese perduto. E poi anche con questa mania, e questo è una cosa che mi dispiace altrettanto, delle monocolture. Per esempio, nel paese di tutti i miei parenti, di tutti i miei avi, eccetera, adesso non mi va di dire il nome, però in questo nostro paese, della mia famiglia, accidenti, sì, a un certo punto si sono coltivati solo carciofi. Cioè, non è possibile, tanto che le loro, queste signore a un certo punto dicono, ma a noi, e anche se i carciofi sono verdi, ma a noi tutte le nostre coltivazioni non sembrano verdi, sembrano grigio topo. Oppure quelli che hanno rinunciato a tutto quel bel popò di lattughe, meloni e tutte queste cose buone, solo biomasse per il gas, per cui si vedono solo covoni, e sono tristi. Paesi davvero dove non si fermano più i treni. Sì, insomma, questo nasce da una cosa che a me fa molto male, ma non da adesso. Poi adesso l'ho buttata fuori, l'ho scritta, ma ce l'ho da tanto, da quando ero ragazzina, quando è iniziata. Sì. Da quando è iniziata è proprio questo sì, percorso di negazione della Sardegna. Certo, e in realtà Milena anche in altri libri è venuto fuori, ci sono parecchi libri che portano avanti una lotta ecologica per la tutela dell'ambiente, sì, che tu hai scritto. Ali di Babbo. Esatto, sì. Ali di Babbo per esempio. Sì, sì. E io se mi permetti volevo leggere un altro piccolissimo brano e poi... dire una cosa prima della prossima domanda, perché uno dei personaggi più belli secondo me del romanzo è uno dei, fa parte della comunità dei volontari, diciamo degli intrusi, è l'ingegnere. Ah, ti piace? Sì, ti piace l'ingegnere è quello più antipatichello, ma a lui piace. Vabbè. Beh, però è antipatichello perché dice delle cose importanti come questa, qui è lui che parla. Sì. Ho sempre lavorato per difendere la bellezza, diceva l'ingegnere. Non offendetevi, ma devo dirvelo, questo vostro paese è brutto. L'avete offeso con la plastica, l'Eternit, la lamiera, soffre per il vostro disamore, per le ferite che gli avete inferto, difficili da rimarginare. Qui non si tratta di buttare giù e ricostruire, ma di curare ogni piaga, con gentilezza. Il rudere vi è stato regalato da quella brava gente che se n'è andata e voi l'avete lasciato morire nell'indifferenza generale. Il rudere è poi quel posto che non interessava più nessuno, abbandonato nel paese, dove poi vanno a vivere queste persone che vengono dalla Nigeria, dalla Siria, e che lo rimettono a posto, un po' per volta, insieme ai volontari. Questo... ingegnere dice anche, non so se raccontarla perché è una cosa talmente bella del libro che vorrei quasi lasciargli piacere di scoprirla, però diciamo che
Anche le case vanno curate dalla malattia, la possiamo dire, perché è veramente una genialità di questo libro. Le case vanno curate a livello psicologico, perché essere state abbandonate per così tanto tempo significa poi essere diventate tristi, per cui hanno bisogno di una sorta di psicoterapia per riconquistare la fiducia in se stesse, perché essere circondate dalla bruttezza, essere state abbandonate per decenni significa essere diventate delle case tristi. Per cui, insomma, anche i personaggi del libro cominciano a andare dietro alle cose che dice l'ingegnere e cominciano a parlare con le loro case, a cercare di tirare sul morale alle case, chiedono: ma come stai No, oggi? chiedono, perché l'ingegnere dice, voi non vi siete resi conto, ma voi avete offeso le vostre case. Le vostre case sentono l'offesa. E prima lo prendono in giro, figuratevi, quel genere che abbiamo visto prima, no? Che se la prendono per un netto di ceci. Prima lo prendono in giro, sghignazzano dietro, eccetera. Poi però iniziano ad andare a dire, ingegnere, non è che verrebbe a casa nostra e ci dice se lei pensa che la nostra casa si senta offesa? E allora lo chiamano e gli chiedono se la loro casa è offesa. E questo è un fatto vero. È vero, è autobiografico. Non ho Sentiamo. offeso io una casa, però una casa dove adesso abitiamo, un ingegnere l'ha sentita offesa e aveva ragione. L'avevano offesa e lui l'ha sentita, anche se l'ha trovata già ristrutturata, già messa a posto. Lui ha detto: questa casa è stata offesa e ha baciato il pavimento. Non lo so, Marco, vabbè, il mio compagno sa chi è, vabbè, non dico che è l'ingegnere, è un po' strano, però Tutti tu li trovi, pure sì. l'ingegnere. Per quelli che pensano che Emilio Nagus racconta storie strane nei libri, è la vita, che strana è il Infatti, mio mondo. compagno sta ridendo perché è Vabbè. uno è entrato a casa sua, Aspetta, se non. è entrato a casa sua del mio compagno, che è perfetta, cioè perfetta, tutto rifatto bene. E l'ingegnere ha detto: ma questa è stata offesa. E infatti era stata, ma vituperata, vituperata. E lui si è curvato e ha baciato la terra. E io, quando vado dal mio compagno, la accarezzo perché è rimasta offesa, perché si senta, capito? Le dico che è bella, poi è bella. Ma è strano un ingegnere con questa capacità, di capire queste cose da muri rifatti. Vedi che non è antipatico. No, Secondo me diventerà il personaggio preferito di un sacco di no, lettori. perché quello vero è strano, però è simpatico. No, questo qua è dai, un po', io no, non è antipatico, ma si crede un po', risponde sempre in inglese. Insomma, e gli dicono sempre scusi perché non capiscono mai che cavolo sta dicendo quest'uomo, perché parla in inglese con paesani che parlano il sardo. Beh, perché lui ha lavorato in posti importanti, ha Perché ha fatto lavorato edifici al importanti, Reniel. quindi insomma. Allora, in realtà io volevo approfittare di questa occasione, non ne ho parlato con Milena, ma sono sicuro che lei sarà molto contenta di questa mia iniziativa, perché in realtà tutti questi argomenti di cui stiamo parlando non possono non farmi venire in mente una persona alla quale io volevo e voglio molto molto bene e che ha parlato di queste cose per tanti anni nei suoi libri, ma negli incontri, nelle mille attività che ha fatto. Ha scritto anche, ha raccolto poi, il Maestrale ha raccolto in un libro che si chiama Il Noce, delle pagine bellissime su questi argomenti e sulla Sardegna che lui amava così tanto e per la quale ha in parte inutilmente lottato come tanti. Io spero che un po' di questa lotta resti. Sicuramente ci restano dei libri bellissimi e per chi l'ha conosciuto tanti ricordi di una persona splendida che si chiamava Giorgio Todde, che da qualche settimana purtroppo ci ha lasciato. E...
insomma, faceva della lotta la sua ragione di vita. Sempre era un tempo gentile, era un uomo gentile, ma anche lui sapeva essere cattivo nelle cose che diceva, per cui secondo me il titolo di questo libro sarebbe stato perfetto anche per lui, per cui mi piaceva portarlo un po' qui questa sera, no, visto che in qualche modo c'è sicuramente quando parliamo di questi argomenti e quando c'è molto amore per questa terra appunto così maltrattata tante volte, purtroppo. Tornando al tuo libro, mi ha molto colpito anche la dedica che c'è all'inizio, ovviamente, che è una dedica a tua madre, Maria Azzei, e alle zie, per le storie che sicuramente ti avranno raccontato, ma anche perché in modo molto naturale sapevano essere gentili, accoglienti con chi veniva da fuori, che è una di quelle cose che abbiamo un po' dimenticato. Ci vantiamo di esserlo molto ancora, accoglienti, gentili, ma non sempre lo siamo veramente con chi viene da fuori. Dipende come è vestito, da dove arriva esattamente, da tante altre cose. Io volevo un po' chiederti la ragione di questa dedica, cioè che storie ti hanno raccontato tua madre, le tue zie, perché le hai volute mettere lì nella dedica di questo libro e se trovi che siamo davvero cambiati in questa nostra tradizione di accoglienza. Eh sì, tutto quello, allora devo spiegare un attimo una cosa, anche se magari poi si sa. Io sono nata a Genova, ho passato l'infanzia fra Genova e Milano, poi siccome mia mamma soffriva di una nostalgia pazzesca, ha convinto papà a chiedere il trasferimento assolutamente in Sardegna. Io sono figlia unica e con mamma ero proprio una cric e croc, no? Era sempre insieme, poi mio padre era in marina, quindi stava via tantissimo. E inoltre ero una bambina buona, brava, mi volevano tutti perché mi mettevano una coperta con fogli di giornale, stavo ore senza scocciare nessuno, quindi però ero di una curiosità quasi ossessiva, per cui quando sentivo parlare le persone, no? Allora ho sempre avuto problemi alle orecchie, ma stranamente riuscivo a capire, perché non respiravo. E io lì ho incamerato un sacco di storie, ho imparato il sardo, campidanese, perché mamma al telefono con le sorelle parlava in sardo pensando che io non la capissi, e invece io l'avevo imparato bene, sapevo cosa dicevano, e so ogni sorta di cose del paese, più ma quando sono cresciuta mamma poi me le ha raccontate, e le mie zie, la zia Assunta, Giulia e soprattutto la mia diletta che è morta a febbraio, la mia diletta Caterina, zia Caterina Bolliri, parlava con me, raccontava anche cose di grandi, storie di amori strani. E insomma, e io sì, devo comunque ringraziare loro per tutto quello che so. E loro avevano questa forma di bontà che, per esempio, forse non si ha nelle città, io sono cittadina, non lo so, però vi faccio un esempio. Un'amica di mia mamma, che non è che fosse proprio neanche così amica, si è fratturata, una volta si è fratturata una clavicola. Bene, mia mamma, con tutto che era stanca, andava due volte al giorno a farle il bagno, ad aiutarla, oppure nella strada del paese, per esempio, c'erano persone che avevano bisogno e allora si portava ogni ben di Dio, ma non si credevano buone,
Perché non si credevano buone? Perché erano malignette. Erano maligne, buone ma malignette come queste qua, capito? E quindi, per esempio, dopo che mia mamma aveva, credo, per 4 mesi era andata a lavare questa signora che era ricchissima, mamma l'ha fatto così perché le voleva bene, però poi quella signora le ha regalato una scatolina così di baci perugina e mia mamma con le sue sorelle e la cognata ne ha dette. Perché? Perché erano buone ma non erano sceme, insomma. Hanno detto o niente, perché da un povero non ti aspetti niente, ma da una proprietaria terriera che non sapeva neanche dove arrivavano le sue terre, adesso sto esagerando, lo sapeva dove arrivavano, vabbè, per una proprietaria, quella scatolina, ma poi piccola, e come si sono ripulite la bocca mia mamma con le sorelle e la cognata. Chiaro che poi ne hanno detto di tutti i colori. Hanno fatto benissimo. E quindi va bene la dedica. Sì, va bene. Allora, in questo libro ci sono delle storie molto belle, dei dialoghi divertentissimi, pieni di cattiveria, come le possiamo dire, di malignette che parlano, di mariti che non fanno un cavolo tutto il giorno, ma sono maligni in silenzio. No, nel senso che non fanno nulla per questa comunità che è arrivata. Sembra che stiano lavorando sempre, ma poi non è detto, non si sa. Comunque, vabbè. Portano le biomasse e i carciofi, sì. Comunque, insomma, ci sono dei personaggi bellissimi in questo libro. Tra questi ne dico solo alcuni, perché ogni lettore poi troverà i suoi preferiti, quelli che trova più simpatici, meno simpatici. Tra i personaggi più toccanti c'è sicuramente Lina, che vive nella grande casa delle dame, che sono delle signore molto benestanti del paese, che hanno sempre vissuto ritirate, ma ora anche loro piano piano si aprono a questa nuova comunità. C'è appunto il famoso Pidocchio, che in realtà non è così Pidocchio, perché poi succede una cosa molto importante che non possiamo dire. C'è appunto la narratrice, che è molto simpatica, ma anche un po' malinconica, l'ho trovata, che fa parte di questo coro delle paesane. E poi c'è il Sarto, che è un altro personaggio molto, molto bello, perché ha un figlio lontano. Questo libro, oltre al tema dell'accoglienza, delle comunità, degli stranieri, dell'essere all'altezza del sogno altrui, c'è anche il tema del rapporto genitori-figli, fortissimo. E del pregiudizio, perché in questo libro troverete ovviamente tutti i pregiudizi sugli stranieri, sulle religioni, anche interne al cristianesimo, perché poi c'è l'evangelica e c'è la devota, quindi c'è la cattolica e la protestante. Poi c'è... forse un personaggio più di un omosessuale, bisogna un po' vedere, anche qua non diciamo troppe cose, si vedrà. Poi ci sono delle storie d'amore anche intergenerazionali, perché c'è un professore universitario di cui, questo lo diciamo perché si capisce da subito, sì, follemente innamorata una sua studentessa. E quindi insomma ci sono tantissime storie dentro che capovolgono poi un po' tutte gli stereotipi sociali, le solite consuetudini. E poi c'è un bambino, e anche questo è appunto ci sono due bambini, ma quello di cui sto per parlare, e anche questo sconvolge un po' quello che ci si aspetterebbe dal libro della buonista cosiddetta Milena Agus. Il bambino si chiama Maometto, nome proprio a caso, ed è antipaticissimo. Sarebbe stato molto facile a questo punto che questi invasori, tra virgolette, arrivassero nel paese e che il bambino fosse simpatico a tutti, che il bambino venisse utilizzato per mettere d'accordo tutti, le donne del paese che se ne innamorano, diventa il nipotino del paese. Invece questo bambino butta via i giocattoli che gli regalano, non sorride a nessuno, appena la gente arriva nel cosiddetto rudere, urla e scappa via, odia tutti, tranne il cane e tranne un personaggio del romanzo che secondo me, non lo so, la mia idea è quello a cui vuoi più bene, o no? Robin. È impossibile non volergli bene, che per intenderci è un ex drogato spacciatore di droga, però è probabilmente il più buono di tutto il romanzo,
Per cui, insomma, cioè, dentro questo libro ci sono veramente tante cose che non sono come sembrano o come la società vorrebbe vederle. E questo bambino, infatti, è un bambino che non concede niente a nessuno ed è impossibile conquistarlo. Non diciamo se alla fine qualcuno ci riesce, però davvero perché c'è questo bambino così irraggiungibile, inconsolabile, verrebbe da dire? Allora, questo bambino si chiama Mahmud, che vuol dire Maometto. Said Amal, che è uno dei migranti, è un siriano, trova questo bambino così antipatico che dice che non si sarebbero mai dovuti permettere di chiamare come il profeta Maometto un odioso di quel genere. E il bambino c'è perché mentre tutti gli altri sono affascinati dall'Occidente, è per questo che l'ho fatto così, o perché delusi da questo Occidente che si rivela un paesino perduto, o comunque perché l'Occidente lo trovano molto affascinante, al bambino dell'Occidente non piace niente. Della serie il vostro occidente dell'accidenti, tenetevelo, io non voglio i vostri giocattoli, non voglio il vostro cibo, io da voi non voglio niente, a me del vostro mondo non piace nulla. Quando le danno per esempio il buon pezzo di formaggio, il pane, tutte le cose buone, e invece c'è questa Alina che gli porta delle gallette, lui urla pulite, pulite, e cioè vuole le gallette nude e crude, senza niente di buono, perché a lui del mondo occidentale fa tutto schifo, ed è quello che insomma è l'Oriente, il Medio Oriente, l'Africa. Non è detto che noi piacciamo a tutti, c'è qualcuno che anche un bambino, quindi per istinto, non ci trova brutti, con cibi cattivi, vestiti stupidi, gli piace solo un pigiamino, ma giocattoli cretini, e lui ci dimostra che possiamo non piacere. Noi che crediamo di piacere tanto, a qualcuno non piacciamo. Tra l'altro, questi personaggi, io ho una curiosità e poi direi che l'ultima domanda che faccio, perché voglio sentire se ci sono domande vostre, penso ce ne saranno perché ho visto che sono già le 7:30 passate, quindi il tempo va, è gentile ma un po' veloce. È una curiosità che ho. Da dove vengono fuori questi personaggi? Perché tu racconti nei ringraziamenti anche che vengono fuori da fotografie che li raccontano, e l'autore delle fotografie è qui, e quindi volevo approfittarne perché tu ci raccontassi come nascono, da quali fotografie nascono. Sì, allora, il mio compagno, fra le altre cose, è un fotografo e... aveva pensato tempo fa a un libro che si doveva intitolare Un mondo comune e voleva fotografare la Sardegna di oggi, nel senso anche della multietnicità, no? Proprio di tutti quelli che arrivano da noi. La Sardegna è rimasta un po' fotografata da grandissimi fotografi che però l'hanno ritratta com'era, no? Poi lui questo libro ha fatto molte fotografie, questo libro non l'ha più portato avanti perché alcune comunità, alcuni dei migranti, hanno fatto muro, non volevano essere fotografati. Allora, siccome moltissime cose
come la comunità dei cinesi oppure la comunità nera della Marina K, insomma. Allora lui ha detto, ma adesso io la finisco qua, mi tengo le fotografie, poi magari, non lo so, magari un domani farò il libro. Ha fatto vari libri di fotografie. E adesso però mi fermo. Io che sono identica come ero da piccola, e cioè ho sempre le antenne paraboliche, allora vado sempre a frugare nelle sue cose e i personaggi nascono dalle sue fotografie. C'è per esempio la nera Naima con i bigodini, è una sua foto. E poi quella col bambino in braccio, che nella foto era una zingara, però insomma nel libro poi è diventata una nigeriana. Oppure anche altre cose, per esempio lui è stato in America Latina e ha visto che i poveri stendevano i pantaloni che sono pesanti, vivono in baracche, e allora i guardrail avevano tutti i pantaloni, e io sono rimasta esterrefatta da una foto del genere. Andavano a stendere le cose pesanti sui guardrail delle strade, e allora io ho messo che un personaggio non avendo i guardrail si è organizzata le sedie col filo e stende così. Per cui l'ingegnere l'ha fotografato lui, è un architetto che lui ha fotografato. Lina è una delle dame, l'ha fotografata lui. Ecco che allora quei personaggi sono usciti da fotografie di persone. E così a me sembra, l'ho ringraziato, dopo si dice Marco Alberto De Sovus, nascono dalle sue fotografie, perché forse essendo genovese non voglio mai sprecare nulla, e a me che tutte queste foto lui le abbia messe lì, perché lui non ha questo senso dello spreco, lui ha detto io le foto le tengo, però il libro, non vado avanti con questo libro. E mi sembra in questo modo, ringraziandolo, che quelle foto non siano sprecate. Ecco. Non è solo Genova, è la cultura contadina di cui parlavamo. È anche la cultura contadina, non si spreca niente. Allora, io prima di lasciare la parola, spero, a qualche domanda vostra, volevo intanto ringraziare di nuovo l'amministrazione comunale di Silius, Liberos, per aver organizzato questi bellissimi incontri nell'ambito del Festival Diffuso Entula, Francesca Casula, la libreria Ubic, nella quale poi potrete anche trovare, c'è il banchetto là in fondo, i libri di Milena, i libri di Graziella Monni, che è stato presentato prima, immagino anche i libri dei giorni scorsi, cioè di ieri in realtà. Per cui, insomma, lascio la parola a voi, perché abbiamo ancora qualche minuto e credo che ci saranno delle domande. Se non ce ne sono, io ne ho altre 40, quindi non c'è problema.